Salve a tutti ragazzi, io sono Bertra e bentornati su Bertra Reaction, il canale dove vi faccio venire i traumi. Oggi infatti abbiamo un sacco di foto, dal divertente al ma che cazzo sto vedendo, e ce le godiamo, e basta, ce le godiamo. Vi ricordo, dalla domenica al mercoledì io e Totta siamo in live sul canale degli amichetti su Twitch, e dalle 20 alle 23 passate a salutarci, se no siete brutti. Facciamo anche Amogus, non so che altro dire. Quindi possiamo partire ad esempio da bambino bollito in stock, cioè dai, c'è ancora del bambino da comprare se volete. La cosa più inquietante in realtà non è tanto il fatto che abbia sbagliato a scrivere pollo con bambino, ma l'aspetto di questo disgustoso pollo. Che cazzo è che fa bollire il pollo se non per fare il brodo, ok? Ma le ossa, non il petto di pollo bollito. Che schifo, è incredibile. Preferirei quasi fossero bambini. Oh Gesù Cristo, questa immagine l'ho già vista, ma mi traumatizza così tanto. Perché? Perché esiste? Chi è che ha richiesto di vedere questa immagine coi suoi occhi? È così sbagliata in tutti i modi, è così Gesù. Che brutto, già non mi piacciono i Minion, cos'è? Lo faccio vedere a Totta, le piacerà. Ah, buongiorno bellezza, dammi un bacino, mua. Vado al lavoro, ci vediamo stanotte di nuovo. E la mette nella camera mortuaria, nell'obitorio. Vabbè, più che altro è strano che si sia fatto questo enorme sbatti per fare questo disegno, per questo cazzo di fumetto. Perché? E comunque si è mosso, il cadavere si è mosso dalla seconda alla terza vignetta. Non è un cadavere, è tutto uno skit di YouTube ed è falso. Delusissimo, mi disiscrivo. Ah, il bellissimo parco per bambini cazzo fregna. Lo scivolo preferito di mio figlio. Cioè, non so neanche perché qualcuno dovrebbe fare un parco del genere. È così cursed, è cursatissimo. Lo scivolo cazzo fregna. No, è brutto, non mi rende felice. Amore, posso fare un fuoco da campo del Colorado, per favore? Che cos'è? È quando mi metti del marshmallow su per il culo, mi scopi nel culo e poi lo devo tirar fuori e metterlo su uno s'more, che è quella roba americana, il biscotto, il cioccolato e poi il marshmallow, e mangiarlo. L'mao, quindi me ne darai uno? Non ho sentito un sì. Cazzo sì, figo. Marshmallow infilati nel tuo culo che diventano neri per la tua merda. Ti piace un po' bruciato? Boh, cioè praticamente io lo so che non si fa mai king shaming, ma in questo caso io lo sto facendo. Tanto così, cioè tantissimo. Proprio l'enorme quantità di king shaming e... molto, molto, molto brutto. Molto, molto brutto. Il bro condivide un post e dice: sì, non devi venire qua se ti rifiuti di scusarti per il tuo commento su questa provincia. E poi scrive: foto di seni di donne con 4000 like. Il bro è diventato famoso per aver scritto foto di seni di donne su Facebook. Fred, mi dispiace. Tra parentesi, bellissima foto profilo. Veramente la foto profilo che mi aspetterei da una persona che scrive questa cosa su Facebook. Una hit della Madonna. Bello sto cesso, con anche i cestini. È tipo, boh, io mi immagino che questo vada usato non tutti rivolti verso il muro, ma tutti rivolti uno verso l'altro, così si può chiacchierare mentre pisci. Cioè tipo un po' un punto di ritrovo, si chiacchiera, si piscia, si fa bel cazzo, bellissime palle fratello, e anche tu. Un po' così, un po' frizzante, un bel posto, a me piacerebbe. Qual è il posto migliore in cui fare sesso oltre alla camera da letto? Nel letto dei tuoi bambini, quando sono a scuola, quando mio figlio era un giovane adolescente, ha detto: voi non riuscite a comportarvi bene, lo fate ovunque, almeno non l'avete fatto in camera mia. Entrambi l'abbiamo solo guardato e sorriso. È rimasto traumatizzato, è stato bellissimo. Perché? È una cosa così disturbata. Perché devi traumatizzare tuo figlio con queste orribili immagini? Wow, questo è triste e basta. I piccolissimi balconcini che danno sull'entrata interna, cioè sul corridoio, ma sembra una roba tipo backrooms, è terrificante. Ma che merda. Il mio fidanzato ha lo stesso nome di mio fratello, così quando scopiamo e urlo il suo nome mi ricordo il mio ragazzo. Vabbè, questa battuta è vecchia come, veramente come 10 generazioni della mia famiglia messe insieme. Vergognoso, bruttissimo. Denuncia, querela. Ricopro la cucina dei miei genitori con la Nutella. Perché? Io mi metterei a piangere secco.
secco, secco di colpo. Cioè, cosa puoi fare a quel punto? Niente, sei fottuto. La tua vita è finita. Ma è terrificante. Io non riesco neanche a immaginare il perché. Gesù, per un TikTok l'avrà fatto palese, ma non ne vale la pena. Non ne vale la pena, bro. Te lo giuro, non vale. Quindi ho scaricato questo modificatore di voce con l'intelligenza artificiale e ho cambiato la mia voce in quella di Suisei, che immagino sia un personaggio di qualche cosa, e mi sono registrato mentre mi segavo e quindi poi ho usato l'audio per segarmi di nuovo pensando che fosse Suisei Futa, cioè dei personaggi femminili col pipo nelle cose giapponesi. Mio Dio, questa cosa è cringe a livelli notevolissimi, un imbarazzo irraggiungibile da ogni essere umano. Complimenti, cioè devo dire che manco l'idea dell'idea mi verrebbe in mente una cosa del genere, e a quanto pare lui ce l'ha fatta. Figlio di una star di OnlyFans, dice che è lui che registra i suoi contenuti di OnlyFans, cioè che è lui che fa il cameraman. Beh, sì, complesso di Edipo, cioè, ok, cringe, molto imbarazzante, ma dai. Quando provare a incollare i denti da vampiro non funziona e fai una campkin. Che schifo, è proprio la sbubba, è la zucca del pompeno. Vabbè, niente, raga. Che trauma, che trauma. Buon trentesimo compleanno, nonna. Come? Back to back 15 anni incinta? Back to back nella famiglia? Cazzo, la prossima generazione ci avrà la bisnonna di 40 anni. Jones barbecue e massaggio ai piedi nelle ore tardi. Oh, che cazzo sta facendo? Ma poi sta sbavando sul cuscino. Cos'è questa immagine? Chi è che l'ha fatta? Perché esiste? Sono così disturbato. Lo squalo più anziano del mondo è più vecchio degli Stati Uniti d'America. Bro, com'è possibile che lo squalo sia più vecchio degli Stati Uniti? Dubito che lo squalo sia vivo da 2023 anni. Cosa? La Terra e gli Stati Uniti sono stati creati 2023 anni fa. Dubito che lo squalo sia stata la prima persona in vita. Cioè, è tutto così confuso. E questo è il motivo per il quale le scuole americane sono di alta qualità, signori. La famosa terra che viene creata 2023 anni fa con l'America. Cioè, l'America è la prima cosa che Dio ha creato. Ha detto, sì, Stati Uniti, yeah! Gli animali domestici si stanno guardando. Ignorali, usa il gatto come un preservativo. Mi ricordo queste pubblicità, cioè non erano così, questa è probabilmente finta, però mi facevano molto ridere anche quelle vere perché erano troppo cringe. Bei tempi delle pubblicità dei giochi online. Le rose sono rosse, ho paura degli insetti. Un ladro contrae la sifili dei due tipi di herpes dopo aver sniffato più di 50 grammi di sperma secco che ha pensato per errore che fossero droghe. Wow, è la frase più lunga e complicata che io abbia mai letto e soprattutto... Ma che cazzo? Cioè, come? Perché? Oddio, vabbè, facciamo finta di niente. 50 interi grammi di sperma secco. Dov'era? Perché? It's a boy, it's aborted. Vabbè, banco a fa così. Che bruttissimo regalo. Che regalo di merda. Giornata rovinata per tutti i presenti, tutti quanti. Bello però, oggettivamente farebbe ridere. L'ultima notte mi sono addormentato mentre stavo facendo un ditalino alla mia ragazza. Quindi il mio dito è rimasto incastrato dentro di lei per tutta la notte. Mi sono svegliato questa mattina e ho visto che il mio dito aveva questo aspetto. È normale? Ho paura. Il mio dito si sta incancrenendo. Ho bisogno di aiuto su cosa dovrei fare. Boh, a parte che trovo abbastanza complicato il fatto che sia rimasto incastrato per un'intera notte. Com'è possibile? Cioè, nessuno di voi si è mosso, è rimasto così, tutto storto. Poi, boh, cioè, ok, è finto, però, che cazzo è successo davvero questo dito? Che schifo. Dio. Sofà di qualità a $40. Ha solo bisogno di un po' di pulizia e un po' di soda caustica, per questo il prezzo basso. Ci è palesemente morto qualcuno, cioè è morto qualcuno e si è decomposto. Non c'è un'altra ragione per il quale questo divano sia così. Jamie Foxx era un elettro spettacolare. Persino io, anche se sono razzista, spero che torni per Spider-Man 3. Dai, vabbè, cioè che devo dire. Ok bro, convinto tu, convinti tutti. Biscotti pieni di mac and cheese. Penso di essere, boh, così confuso. È disgustoso, raga. Vorrei assaggiarlo per il gusto di averlo assaggiato e poi morire in quel momento. Oh mio Dio, dimmi che non si beve 50 uova crude, non è possibile.
Oddio, mi viene da sboccare. No, 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 non ce la faccio, non ce la faccio, non ce la faccio. Ti prego, vai via, vai indietro. Che... Oddio, oh mio Dio, questa cosa mi ha fatto troppo schifo. A parte che muori letteralmente, però che schifo. No, basta, devo chiudere il video, ragazzi. Vado a farmi 5 minuti piangendo in bagno. Ciao, a dopo.